Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. A pochissime ore dall'annuncio dell'uscita della beta di Clash Mini, non vedo l'ora di poter provare questo nuovo gioco Supercell. Ovviamente troverete nel mio canale dei video dedicati, soprattutto quando appunto la release verrà resa pubblica. Oggi invece vi mostro un bel deck solido per rankare in ladder. Ogrider, come vedete, troppo principale, supportato dal Miner e dalla Fornace. Molto interessanti anche queste due truppe per creare delle combo davvero curiose. Valchiria e Mago di Fuoco in difesa per poi andare in attacco e poi tre carte un po' più leggere per migliorare il cycle che sono gli scheletrini, il tronco e il bombarolo. Quindi andiamo subito in arena e vediamo come si comporta questo deck. Abbiamo subito lo Grider che possiamo provare giusto per testare un po' l'avversario. Così una torre inferno sul ponte per counterare il mio povero Grider. Torre inferno che è stata giocata veramente super fast. Questo non ci deve assolutamente preoccupare. Possiamo riaprire a sinistra con il bombarolo. Scheletrini e cominciamo ad andare a infastidire. Fornace dietro la torre, eventualmente c'è la palla fuoca se proprio vuole far casino. Calmo, calmo, che voleva entrare bello violento questo anche con la furia, ma lo abbiamo subito messo lì a cuccia. Attenzione, io ciclerei velocemente una nuova fornace, la giochiamo qui, c'è la torre inferno che se riusciamo in qualche modo ad infastidirla con gli spiritelli del fuoco può diventare interessante. Ogrider sotto, gli spiritelli del fuoco danno veramente un sacco fastidio. Ora io non so se lui abbia deciso di arrendersi, credo proprio di sì, forse si è reso conto che non poteva fare molto e quindi andiamo ovviamente a spingere il più forte possibile avanti con il cycle delle fornaci. Dentro, 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 let's go! Forse ha capito che non poteva fare molto e quindi con il bombarolo dietro direi di proseguire. Bombarolo che non riesce purtroppo a chiudere, serve uno stregone di fuoco insieme al tronco con due fireball, va giù la torre centrale e let's go! Molto molto bene, come avete visto l'idea di questo deck è quella di riuscire a piazzare almeno due fornaci che possano poi aiutare lo Grider nella pushata sulla torre che stiamo appunto attaccando. Intanto vi ricordo ragazzi, se vi piacciono i miei... Oh, grandissimo misclick con il tronco! Se vi piacciono i miei video di Clash Royale, mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere che ci tengo tantissimo, dai! Questo misclick è stato veramente bad. Andiamo con la mia titrebbia. Valchiria davanti, o Grider dietro, questo è il Gran Cavaliere. No, si è reso anche lui. Let's go! Non si capisce bene la motivazione, what? Sei troppo forte questo deck, Mi si arrendono gli avversari. Ora io non capisco bene la motivazione. Siete che... Let's go! Andiamo a spiegare. Allora, giocate questo deck perché gli avversari si arrendono. Non abbiamo idea del come mai, ma lo fanno. Cioè, se si arrende pure questo, io sbrocco tutto, non lo so, Troppo alto il Valchirione? Troppo alto il Valchirione, attenzione. Ora non ridiamo più però, Bombarolo dietro. Andiamo con l'attacco a sinistra. Volevo fargli giocare una truppa prima di attaccare. Bello questo aggancio del Miner. Lui qua ha speso un sacco. Esatto, appena lui attacca i miei scheletrini, abbiamo giù la Valchiria per evitare appunto che il suo principe possa attaccare in corsa. Dato mago elettrico viene preso dal mio tronco, non ha tempo di riuscire a tirare un'altra hit e anche la Valchiria viene eliminata dalla torre.
Cosa deve fare? Partire con uno grider? Spostiamo un attimo log. Vorrei fermarlo con gli scheletrini anche. Scomodissimo questo grider. Purtroppo la Valchiria aveva preso anche il mio povero bombarolo. Qua lui ha potuto riaprire tranquillamente i giochi. Io in realtà con il miner al 13 gli riesco a tirar giù la torre e quindi posso concentrarmi sulla difesa della torre. Dovrebbe aprire con un principe. Valchiria sotto, bombarolo. Ancora un attimo di pazienza. Comincerei a infastidire il suo principe in realtà. Dimmi che non va... Ah, peccato, è riuscito ad andare in corsa. Peccato, peccato, peccato. Non è un problema comunque. Il problema è stato la Valchiria prima, che ha dato un fastidio abbastanza importante al mio attacco. Quindi Fornace in supporto della Valchiria. Andiamo anche con lo Grider, vediamo di preparare questo attacco, e andrei anche con il Miner però completamente dietro per cercare di dar fastidio in realtà alla strega. Siamo sotto, siamo sotto. Lui è molto abile con il principe a difendersi, sotto anche con il tronco per dare un po' una pulizia. Lo spiritino del fuoco può danneggiarlo. Well play. Bella giocata questa da parte sua. Bombarolo dietro. Può credere anche per noi. Ripartiamo sulla destra. Vai, 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 vai. Serve un altro fornace che dà fastidio. What? Dove li ha trovati quelli? Miner. Questi hanno fatto malissimo. Andiamo. Let's go. Let's go. Molto, molto, molto bene. C'è stato un attimo di paura e delirio. Andiamo intanto a prenderci i nostri premi del Pass Royale. Credo che abbiamo sbloccato il livello 23, il livello 24. Intanto ci apriamo il baule d'oro. Sono pronto a maxare poi il moschettiere per il mio main deck. Non vedo l'ora di vederlo a livello 14. Anche 10 jolly epici e poi 1219 di gold, 2 gemme. 11 jolly rari, 3 lapidi, 70 barbari e un gigante goblin. Niente di interessante per queste due ceste aperte. Andiamo nel quarto game contro Yamao Ao del clan Ogo. Non conosciamo. Fornace subito per dar fastidio. Lui gioca il barile d'ossa. Perfetto, intanto il tronco. Ah, avendo lui al 14 la torre, giustamente i miei poveri spiriti del fuoco non entrano. E allora gli diamo un pochettino di supporto. Ok, ok. Attenzione al gran cavaliere. Qui andiamo tranquillamente in difesa con Valchiria e Bombarolo. Non c'è problema per il suo barile d'ossa. Pronto ancora il tronco come prima. E poi la seconda fornace per andare a dar fastidio. Sempre spingiamo sulla truppa. Attenzione al principe. Fondamentale che gli scheletrini scendessero velocemente. Abbiamo eventualmente anche il bombarolo che permette di non attaccare al principe la torre principale. No, ho sbagliato questo grider. Andava giocato un quadratino. Lui gioca il gran cavaliere. What the fuck? La zap? Ok. Non mi aspettavo sinceramente questa zap sullo grider. Torre inferno al 13 che non ha nessun problema nel fermare di nuovo i miei spiritelli del fuoco. Allora andiamo a spingere. Che sfortuna. Proprio il miner sul... Oh, 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 piano, piano, piano. Lasciamo entrare intanto tutte le truppe. Bella qui la sua giocata. Ci mettiamo la Valchiria in difesa. Non è andata come volevo, però non dovrebbe essere un problema. Vai.
Dovrebbe giocare il Gran Cavaliere. Sempre la soluzione a portata di mano lui. Attenzione perché... qui siamo obbligati ad andare super corti anche con il Miner. E adesso attenzione perché il problema potrebbe essere dato da quello che è appena successo. Il Gran Cavaliere con il Barile d'Ossa è riuscito ad entrare in una combo micidiale e quindi a tirare giù la mia torre di sinistra. Qui la Torre Inferno sicuramente no, in realtà lui aveva l'Orda di Scheletri che può assolutamente annientare senza nessun problema il mio attacco e quindi garantirgli una victory senza troppi impacci. Complimenti a questo deck del nostro amico Yongolo Ongolo. Io ragazzi spero che il deck vi sia piaciuto. Ovviamente mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, scrivetemi un commento qui sotto che ci tengo a leggerli. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!